sono scritte nel mio quartiere popolare, veramente popolare, degradato che quasi ti fa vergognare. Non c'è bisogno di fare il finto emarginato, qui sulle case gli ACP appare scritto. Se c'è un appartamento sfitto, la casa è un diritto, in quanto tale c'è qualcuno che non sa più che fare, sta male. Proletari del mondo unitevi, governo ladro non fidatevi. Un disagio certe volte stupido ma costante, sale spinto dalle necessità o dalle militanze, tipo Milano capitale padana, legalizzare la marijuana. Ti saprò soddisfare se vuoi, chiama. Quanti numeri in metropolitana, dove l'arsol delle scritte ne ha fatto un'arte. Centinaia di scrittori adesso fanno la loro parte. È una traccia della gente comune che segnerà questo tempo come un fenomeno di costume. Ma è molto di più, un fiume inarrestabile al quale nessuno potrà rimanere immune. Al quale nessuno sarà più immune. Sono scritte che circondano, alcune grosse indecifrabili colorano la città. Scritte che accendono luci tra le stelle, e mai come le tue saranno così belle. Scritte che circondano, alcune grosse indecifrabili colorano la città. Scritte che accendono luci tra le stelle, e mai come le tue saranno così belle. Ci sono scritte dappertutto, nei bagni, sui muri della scuola, occhi disconosciuti che si posano per noia. Scritte che viaggiano su un treno FS, poi queste portano lontano speranze diverse, unite dal segno lasciato senza pretesa. Appaiono dal nulla di sorpresa, stesa con vernice, pennarello, bomboletta. Scorrono sui muri come sui minuti una lancetta. Carla e Laura insieme per la vita, TV, TV, Tony, non capisco perché è finita. Piccoli amori che cominciano, continuano, si spengono in attesa di una scintilla, di un'altra fiamma che cancelli in quella scritta pure l'ombra. Quattro nomi segue poi, amici per sempre. Non ci dividerà mai niente, ma certe volte la realtà è meno idealista. Molti fratelli si perdono nella mischia. Una vera amicizia si costruisce col tempo, ma spesso svanisce in un momento. E ti chiedi quale sia la ragione, perché non ci si sente. Ma credo che questo valore ha meno più peso a seconda delle persone. C'è bisogno di farsi riconoscere, di scrivere. Manca il tempo per riflettere. Milioni di scritte sullo sfondo richiamano l'attenzione di chi è troppo perso nel suo mondo. Nell'individualismo dell'era del consumismo, che causa troppa diffidenza e egoismo, nel quale ognuno è chiuso nel suo recinto, spinto dall'avarizia, credendo di aver vinto. Ci rifaremo alla prossima sfida. Ultras credenti, qualche volta accecati dai loro colori, messaggi strafuttenti di rivali esaltati accendono i cuori. Che sia squadra o cantante, militante, quante frasi, nomi dei propri idoli, canzoni come guida di vita, simboli che accendono luci tra le stelle, e mai poi mai come le tue saranno così belle. Piace sentirsi una stella splendente, fanno di tutto per non diventare cadente. È così da sempre. E non esisterà il coro commerciale, questo comportamento è per tutti uguale. Dio c'è, Dio ti vede, mi fa spesso pensare che anche se non ci si crede, in qualcosa bisogna avere fede. Una questione di punti di vista che si incrociano su palazzi grigio cenere. La pelliccia è un cadavere per vestire una bestia, l'idiozia di un razzista. Ho letto su un muro dal Vangelo citato, non giudicare non sarai giudicato. Lascia un segno finché non sia dimenticato. Sono scritte che circondano, alcune grosse indecifrabili colorano la città, alcune piccole slogano, semplici nomi racchiudono sogni, speranze, emozioni. Sono scritte che circondano, alcune grosse indecifrabili colorano la città, scritte che accendono luci tra le stelle, e mai come le tue saranno così belle. Sono scritte che circondano, alcune grosse indecifrabili colorano la città, scritte che accendono luci tra le stelle, e mai come le tue saranno così belle.
così belle. Sono scritte che circondano, alcune grosse indecifrabili colorano la città, scritte che accendono luci tra le stelle. E mai come le tue saranno così belle.